Sarà il centrodestra ad amministrare L'Aquila per i prossimi 5 anni. L'Aquila sceglie il nuovo sindaco, Pierluigi Biondi, ex sindaco del comune di Villa Sant'Angelo. Centrodestra che mancava dal 2007 nella guida del capoluogo. Una remontada che ha del clamoroso, per usare un gergo calcistico. Biondi spiazza tutti e rimonta a 12 punti, prendendosi lo scranno più alto del palazzo comunale. 2000 voti personali in più, non si votavano le liste al ballottaggio rispetto allo sconfitto del centrosinistra Americo Di Benedetto. Abbiamo iniziato questa battaglia con grande convinzione, con grandi aspettative, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute, tutt'altro, eravamo partiti non più tardi di un mese e mezzo fa, eravamo indietro di un sacco di punti, e credo che abbiamo saputo toccare le corde giuste di questa città, parlare agli aquilani liberi, agli aquilani che volevano il cambiamento, che volevano un rinnovamento, l'abbiamo fatto con una coalizione unita, coesa. In Consiglio Comunale arriveranno tanti giovani, tante donne, insomma siamo davvero contenti da questo punto di vista da un lato, però siamo anche consapevoli delle grandissime responsabilità che ci aspettano. Già dal primo exit poll Biondi era avanti e alla fine, al termine dello scrutinio, con 81 sezioni su 81, Biondi conquista il 53,52% contro Di Benedetto, fermo al 46,48%. Fuochi d'artificio e festa al comitato elettorale, qualche saluto romano e qualche coro da stadio, con un dato su tutti che fa riflettere: la bassissima affluenza alle urne. Un dato, quello dell'Aquila, in linea con la media nazionale, con un centrosinistra effettivamente in crisi. Beh, lo dimostra il voto, lo dimostra il voto. Io sono molto nuovo, diciamo, benché abbia avuto esperienze amministrative, tutta la coalizione eleggerà la metà dei consiglieri comunali, saranno persone o alla prima esperienza o comunque che non hanno avuto nell'ultima legislatura un ruolo, ci sono un sacco di persone anche con esperienza, però di età giovane. Io credo che se sapremo mettere da parte i nostri interessi di partito e mettere avanti a tutto il ruolo dell'Aquila, dell'Aquila capoluogo di regione, potremo toglierci belle soddisfazioni insieme agli aquilani. Un'ultima domanda, un po' così di gossip, di colore: cosa le ha detto sua moglie non appena visto i risultati che la davano per vincente? Ha scherzato, ha detto: ci vediamo fra 5 anni.